Abbiamo consegnato una spesa ad una signora, cose normali nella vita di tutti i giorni, la pasta, il formaggio, un po' di frutta, ha voluto un po' di tutto, un po' di carta. Pochinino soffrono, però se c'è qualcuno che gli dà una mano, la signora era molto felice, era molto contenta, veramente, ci ha ringraziato tanto. Spesa e farmaci a domicilio grazie ai volontari della Misericordia di Arezzo. Siamo, diciamo, il front line del problema, con molto orgoglio, tanta preoccupazione, ma comunque la voglia di esserci senza risparmiarsi. Si tratta del progetto Persone Fragili, un nuovo servizio per il supporto alle persone che, viste le misure straordinarie per il contenimento anti-Covid-19, non sono autonome nel provvedere a se stesse. Ma le richieste, ad esempio, in carico per oggi sono 8, 5 spese e 5 richieste farmaci, selezionate dal comune con cui siamo in contatto per questa attività. Tanta gente sola, persone fragili che hanno difficoltà a provvedere ai propri bisogni quotidiani indispensabili, ovviamente. Al fianco della Misericordia, in questo progetto, il Seminario Vescovile e il Lions Club Arezzo. Noi collaboriamo con del personale Lions, anche grazie all'esistenza di SOSAN, che è un'associazione Lions di solidarietà sanitaria. E per il momento lavoriamo, operiamo con loro in attesa di autorizzazioni nostre autonome per poter dare un supporto maggiore. Il servizio è rivolto unicamente alle persone non in quarantena. 2 i volontari per turno, ovviamente muniti dei dispositivi di protezione individuale, che lista della spesa alla mano, salgono sul mezzo della Misericordia, vanno in farmacia o al supermercato ed infine consegnano il necessario a chi ne ha bisogno. Tanti grazie, e per noi basta, anzi forse qualcosa di troppo già.